Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedi sono in una mappa che è appena uscita. È uscita ieri, mi pare. Oggi è il... che cacchio è oggi? Oddio! Vabbè, oggi è il... è uscita il giorno fa, quindi da poco. È nuova. È la... mannaggia, non mi viene più il nome, non mi ricordo più il nome della mappa, però comunque Original Map Low versione 4 mi è venuto in mente, ragazzi. La versione 4, ho già presentato le prime versioni, la 2 e la 3 mi pare, e questa qua, come vedete, è una mappa di con un bel po' di aggiornamenti, sia di texture sia di cose aggiunte. Per dire, quella cuneta lì non c'era, poi andremo a vedere. Qualcosina sì, è simile, tipo questi campetti qua sono simili, qualcosina è diverso, sono state aggiunte cose molto molto migliori, ci sono più trattori come potete vedere. Questa parte qua è un po' similotta, qua c'è il pollaio, di là da qualche parte dovrebbero esserci i cani anche. Poi sono state aggiunte un bel po' di casette qua. Ok. Ok, andiamo ad ispezionare un po' la città. Ovviamente. Come vedete la mappa è uguale, cambia solo le robe dentro la mappa, però il GPS, la mappa sul GPS è identica alla mappa originale. Però vi ho già mostrato anche le altre mappe, la 2 e la 3, quindi alla fine c'è qualcosina di aggiunto. Per dire, questa cuneta qua non c'era, quindi vediamo un po' dove ci porterà. Ah, come vedete c'è un nuovo campo 25, non l'ho mai visto, ragazzi, quindi forse è un campo nuovo aggiunto. È un campo nuovo aggiunto forse, perché sinceramente non l'ho mai visto. Però guardate che figo salire qua, guardate che figo. Wow, veramente figo. Che poi tra l'altro è già piantato 25, non è comprato, però è già piantato, vedete. Beh, tipo questa stradina qua è nuova, è veramente figa, guardate qua. E si scende nel campo 25 che è... Oddio. Cazzo è successo? Poi lo rifacciamo, ragazzi. Come vedete questo campo qua penso sia nuovo perché non l'avevo visto, però guardate che bello il ponticciolo lì. Guardate che bello. Veramente, veramente fantastico. Poi il resto della mappa è quasi uguale, quindi inutile che vi faccio vedere. Vi faccio vedere solo... dove cacchio è qua? Faccio solo vedere magari qualcosina, gli animali, queste cose qua. Vediamo cos'era successo. L'ho fatto il 360 così improvviso. Vediamo. Vede. Oh. Ah, ma sarà buggato quel pezzo lì, vabbè. Però fantastico questo ponte qua. È fantastico. Poi... ah sì, poi mi avete anche detto nel appunto della versione precedente. Ora vi faccio vedere. Oddio. Vi faccio vedere che qua c'è il mangime. Mi avete detto che serve per riempire il mangime senza andare fino alle mucche, così si risparmia molto tempo. Se si fa il mangime qua senza andare dalle mucche, si mette qua dentro e si riempie automaticamente anche da quella parte là. Infatti come vedete c'è pure il concime solido. Praticamente c'è il si curano le mucche in modalità wireless, praticamente a distanza. Vabbè. Poi il resto della mappa è simile, ragazzi, c'è qualche magari sì texture nuova, tipo il texture della strada, tipo le zebre qua, che ci sono 8000 zebre, una, due, la madonna, 8000 zebre, così la gente può attraversare, anche se non c'è, però
può attraversare quando vuole. Poi vediamo un po' la città penso sia lo stesso, pure cosa dove si vende. Sì, alla fine sono tutte le mappe simili, ovviamente essendo la versione nuova ci sono aggiunte qualcosina in più, come per dire il ponte, poi altre. Ho letto che ci sono aggiunti altri negozi dove si vende il raccolto, dove si vendono le uova, quindi c'è qualcosina di aggiuntivo in più. Poi come vedete c'è questa zona qua che non c'è in quella base, però se non sbaglio c'è nelle versioni precedenti, tipo un parchetto penso che sia, non so, per rilassarsi ragazzi. Questo qua è il punto di vendita, però penso sia sì, è uguale alle altre. Beh, non penso ci sia nulla da farvi vedere, magari. Vediamo un secondo. Ecco, tipo questo qua è la vendita delle mucche, ragazzi. Scusate. Dove si tengono le mucche, penso. Anche se non c'è il simbolo sulla mappa, però penso sia questo. Come vedete, ragazzi, è molto più spazioso come cosa. Ci sono tre di questi. Poi si può anche entrare per tagliare l'erba. Qui potete vedere, però questo c'era anche nella versione precedente, però ve la rifaccio vedere. E si può tagliare anche l'erba. Poi lì c'è già un campo d'erba, quindi come sapete io avevo piantato un campo d'erba qua, appunto per le mucche. Qua invece hanno messo già un campo d'erba, quindi è molto meglio, così almeno non devi ripiantare. Al massimo puoi ripiantare magari, come ho fatto io nella mia serie, frumento, sempre fare le balle, però almeno è già fatto d'erba, così un lavoro in più si risparmia tempo. Poi ci sono pure i cani e qua come sempre il concime solido e il biogas, sì, il biogas, sì, penso, boh. Vabbè, comunque l'insilato, ecco, l'insilato. Ottimo, poi le pecore sono sempre uguali, qua una persona che mi ha attraversato il trattore. Ok, quindi niente, penso. Queste qua sono le pecore, come vedete è sempre uguale il posto delle pecore. Anzi, hanno aggiunto questo di nuovo, che sarebbe un'altra cosa del mangime. E poi basta, non volevo vedere se avevano aggiunto anche quello per mettere le balle, però no, si può anche entrare qua, quindi si può tagliare l'erba. Questo è pale di lana, questo non so che cosa sia. Qua c'è anche il concime solido per le pecore, ragazzi, penso, perché se è messo qua penso sia quello apposta per le pecore, quindi si avrà più concime liquido, concime solido, io ne ho contati già tre, ragazzi, pensate voi, in quella base ce n'è solo uno. Quindi si triplica il concime solido, che comunque come vedete nella mia serie serve veramente tanto. E quindi ragazzi penso basta, penso di avervi fatto vedere tutto. Ah, eccolo qua il cane che beve. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto. Ripeto, è la mappa tratta da quella base con delle modifiche aggiunte qua e là. Quindi questa qui è la versione 4, ora non so se uscirà anche la versione 5, 6, 92, 2384 e così. Però questa qui è la versione 4, quindi vi mostrerò comunque tutte le versioni per vedere un po' di qualche modifica in più. Qua, ah, ho notato anche che hanno aggiunto questo coso qua, come si chiama? Mannaggia, non mi viene più il nome. Vabbè, dove si mette sotto i trattori, che in quell'altro punto non c'è, quindi veramente figo, così si mettono qua e stanno vicino al campo. E poi ho notato anche che hanno unito i due campi, infatti è un aggiornamento utile. Ora non mi ricordo se c'era anche nella versione precedente, però
è una versione utile, perché se vi ricordate io nella mia serie li ho uniti tutti storti, l'ho fatti, quindi è uscito veramente un macello, perché ovviamente non ha senso mettere due campi uno vicino all'altro così, più comodo unirli e basta. Quindi un aggiornamento utile. Quindi spero che vi sia piaciuta la mappa, ve la consiglio soprattutto a chi gioca come me nella mappa base, vi consiglio di scaricare questa che è uguale però con l'aggiunta di nuove di nuove mod, di insomma con molte modifiche in più. Quindi da Simulator è tutto, spero vi sia piaciuto il video, mettete un bel mi piace, un bel commento, noi ci sentiamo nel prossimo video, nel prossimo episodio, ciao a tutti!